In questa lezione studiamo il campo elettrico di una sfera uniformemente carica. La sfera è isolante e le è stata attribuita una carica che ipotizzo essere una carica negativa. La stessa cosa, lo stesso svolgimento vale se la carica fosse positiva, varrebbe se la carica fosse positiva. Il raggio della sfera la indico con la lettera R maiuscola. Definisco la densità volumica di carica ρ, che è uguale al rapporto fra la quantità totale di carica e il volume della sfera, 4 terzi pi greco R al cubo. Bisogna trovare l'espressione del campo elettrico generato dalla sfera carica, cioè della modificazione dello spazio che essa produce intorno a sé e dentro la sfera stessa. Utilizziamo il teorema di Gauss. Consideriamo dapprima una superficie gaussiana interna alla sfera. R minuscolo, indicato in celeste, è il raggio della superficie gaussiana. Scrivo l'espressione del flusso del campo elettrico attraverso la superficie gaussiana S come somma dei prodotti scalari suddividendo la superficie in parti tanto piccole da essere piane e con il vettore campo elettrico che abbia una direzione definita su ogni piccola parte. Quindi sommatoria su i per i che va da 1 ad n di e con i scalare a con i, vettore superficie dell'iesima parte in cui è stata suddivisa la superficie sferica. E quindi è il campo elettrico è uniforme su tutta la superficie, quindi lo porto fuori dalla sommatoria e la somma delle aree in cui delle superfici in cui è stata divisa la sfera dà proprio la superficie della sfera. Quindi il risultato è E moltiplicato 4 pi greco R alla seconda, con R raggio della superficie gaussiana. Applico il teorema di Gauss, che dice che il flusso del campo elettrico attraverso la superficie gaussiana S è uguale al rapporto della carica racchiusa diviso l'epsilon 0, la costante dielettrica, all'interno della sfera. E quindi ρ moltiplicato 4 terzi pi greco R al cubo è la quantità di carica racchiusa dalla superficie gaussiana diviso l'epsilon con 0. Il campo da qui ricavo che il campo E è uguale a, eguagliando le due espressioni che ho trovato col calcolo del flusso geometrico e il calcolo mediante il teorema di Gauss, otteniamo che E è uguale a ρ fratto 3 epsilon con 0 per R. E uguale ρ fratto 3 epsilon con 0 per R. Cioè risulta essere direttamente proporzionale a R raggio della sfera interna. Quindi si ha un campo massimo che è quello in cui R assume proprio il valore del raggio della sfera. E quindi ρ fratto 3 epsilon con 0 moltiplicato raggio della sfera uniformemente carica. Riporto in grafico questa funzione. E quindi ottengo un andamento lineare che va da 0 ad un valore massimo che è appunto quello che abbiamo citato. Al posto di ρ possiamo sostituire la sua espressione e quindi otteniamo un campo elettrico che ha espressione Q fratto 4 pi greco epsilon con 0 per R, raggio della sfera interna, diviso R al cubo, cioè il cubo del raggio dell'intera sfera. Come campo massimo, in questo caso, si ottiene 1 su 4 pi greco epsilon con 0 per Q fratto R quadro, che è proprio il campo, l'espressione del campo di una carica puntiforme, come se la carica fosse tutta concentrata dentro al centro della sfera.
Consideriamo ora una superficie gaussiana esterna, quindi vediamo la modificazione del campo all'esterno della sfera isolante uniformemente carica. Calcolo il flusso geometricamente come prima e ottengo E per 4 pi greco R alla seconda. Calcolo il flusso mediante il teorema di Gauss, quindi la quantità di carica racchiusa, ρ per il volume, 4 terzi pi greco R al cubo, e diviso l'epsilon con 0. Uguagliando ottengo E uguale ρ per R al cubo fratto 3 epsilon con 0 per R quadro. Sostituiamo ρ come Q fratto 4 terzi pi greco R al cubo e quindi semplificando il 3 e semplificando l'R al cubo otteniamo infine l'espressione 1 su 4 pi greco epsilon con 0 Q fratto R quadro. Cioè abbiamo trovato il campo di una carica puntiforme Q a distanza R dal centro della carica. Quindi la sfera isolante uniformemente carica con una carica Q si comporta come se tutta la sua carica fosse concentrata nel suo centro. Il grafico completo dell'andamento di questo campo espresso in Newton fratto Coulomb è un grafico lineare per una distanza che va fino ad R grande dal centro della sfera carica. E poi ha un andamento come 1 su R quadro. Ora vogliamo trattare alcuni problemi sul moto delle cariche in un campo elettrico uniforme. Sono problemi particolarmente importanti perché vengono sempre utilizzati come quesiti nell'esame di Stato e poi sono particolarmente importanti perché descrivono il moto, l'interazione fra cariche e campi. Consideriamo un condensatore uniformemente carico, armatura negativa, armatura positiva. Il campo elettrico all'interno del condensatore è uniforme, quindi ha linee parallele ed equispaziate. Le linee escono dall'armatura positiva ed entrano nell'armatura negativa. Campo uniforme con linee parallele ed equispaziate. All'interno di questo campo entra un elettrone con una velocità perpendicolare alle linee di campo, quindi in questo caso le linee di campo sono verticali, la velocità è orizzontale. La forza elettrostatica che agisce sull'elettrone ha verso opposto rispetto al campo elettrico. La traiettoria dunque sarà una traiettoria deformata ed è una traiettoria parabolica. Il moto dell'elettrone è un moto parabolico. Consideriamo un sistema di assi cartesiani, l'asse X che va come la velocità e l'asse Y che invece è nella direzione del campo elettrico. L'equazione del moto è determinato dalla seconda legge della dinamica che lungo l'asse Y dice la forza elettrostatica è uguale alla massa per l'accelerazione. Al posto della forza elettrostatica sostituisco la sua espressione la carica dell'elettrone moltiplicato il campo elettrico in cui si muove uguale massa per accelerazione. Da qui ricavo che l'accelerazione è E per E campo elettrico diviso la massa dell'elettrone. Questa accelerazione agisce solo lungo l'asse Y. Le leggi del moto parabolico sono X uguale V con 0 X per T, Y uguale Y con 0 più la componente Y di V con 0 della velocità iniziale moltiplicato il tempo più un mezzo per l'accelerazione moltiplicato t alla seconda. In questo caso consideriamo un sistema di assi cartesiani con origine coincidente con la posizione iniziale dell'elettrone, quindi y con 0 non viene considerato. V con 0 y è uguale a 0 perché la velocità iniziale è solo lungo l'asse x. Quindi questo sistema delle leggi orarie del moto dell'elettrone si riducono a
questo sistema si riduce a x uguale v con 0 per t, e poi la y uguale a 1/2, al posto dell'accelerazione mettiamo e per e fratto m, e poi per t alla seconda. Per ricavare l'equazione della traiettoria, ricavo t dalla prima legge, quindi t uguale x fratto v0, e lo sostituisco nella seconda. E l'equazione della traiettoria che si ottiene è y uguale 1/2 e per e fratto m, v con 0 alla seconda, e moltiplicato x al quadrato. Questo coefficiente costante gioca il ruolo del fattore A che determina la concavità della traiettoria. È un fattore positivo e dunque la traiettoria ha concavità verso l'alto. La parabola ha vertice nell'origine. L'origine coincide con la posizione iniziale dell'elettrone. Le leggi della velocità. Vx uguale a v con 0, rimane costante la componente x della velocità. Vy è uguale ad a per t. Per calcolare la velocità in un istante qualunque, bisogna fare la radice quadrata delle componenti x e y sommate fra loro ed elevate al quadrato. E quindi, sostituendo le espressioni che si conoscono, per a posto di vx, v con 0 alla seconda, più al posto di a mettiamo e per e fratto m, al posto di t x fratto v con 0, e il tutto elevato al quadrato. E quindi sotto radice quadrata abbiamo l'espressione v con 0 alla seconda più e per e fratto m per x fratto v con 0 al quadrato. L'angolo di uscita, l'angolo della velocità, l'angolo della traiettoria con cui l'elettrone esce, oppure l'angolo che la traiettoria forma in qualunque istante con la direzione orizzontale, si calcola calcolando la tangente dell'angolo che la velocità forma con l'asse delle x. E quindi la tangente di alfa è uguale al rapporto fra la componente y della velocità e la componente x della velocità. Questa è la teoria di questi problemi. Vediamo due applicazioni. La prima applicazione è il problema numero 50 di pagina 160. Abbiamo un elettrone che entra in un campo uniforme. L'elettrone ha una velocità iniziale orizzontale di 7 per 10 alla 6 metri al secondo ed esce in alto a destra del condensatore, proprio al termine del condensatore. Bisogna calcolare E. Allora la rappresentazione grafica è la seguente. Armatura positiva del condensatore, armatura negativa del condensatore, il sistema di assi cartesiani con origine nella posizione iniziale dell'elettrone, v con 0 rappresenta la velocità iniziale dell'elettrone che è orizzontale, quella in tratteggiato in rosso è la traiettoria compiuta dall'elettrone. Le dimensioni del condensatore sono in orizzontale 2 cm, in verticale la distanza fra le armature è 1,50 cm. I dati sono qui sintetizzati. Lo svolgimento. Allora scriviamo le equazioni del moto, x uguale v con 0 t, y uguale 1/2 a per t alla seconda, a viene ricavata dalla seconda legge della dinamica come e per e fratto m, forza diviso massa. Ricavo l'equazione della traiettoria, y uguale 1/2 e per e fratto m v con 0 alla seconda, il tutto moltiplicato per x al quadrato. Inverto questa formula in modo da ricavare E e quindi ottengo l'espressione di E che è 2y per m per v con 0 alla seconda diviso E per x al quadrato. Sostituendo i dati ottengo 2090 N fratto coulomb. Questa è l'intensità del campo elettrico del condensatore. La direzione di E è verticale, il verso punta verso l'armatura positiva, uscente dal negativo e entrante nel positivo.
Un altro esempio di applicazione è il problema numero 77, a pagina 163. Un protone entra nel campo elettrico uniforme di un condensatore con una velocità iniziale che è perpendicolare al campo elettrico. Bisogna scrivere le equazioni del moto del protone e bisogna calcolare la velocità iniziale V con 0 del protone nel sistema di riferimento che viene consigliato. Il sistema di riferimento è un sistema YX con origine nella posizione iniziale del protone. Qui è rappresentata la velocità iniziale, il campo elettrico perpendicolare alla velocità iniziale del protone, la direzione di uscita che forma un angolo di 25 gradi con l'asse delle X, e in azzurro, in celeste, rappresentata la traiettoria seguita dal protone. I dati sono sintetizzati nella parte a sinistra e uguale 150 newton fratto coulomb, la X che è appunto la lunghezza del condensatore 2 cm, l'angolo di uscita che è 25 gradi, la massa del protone 1,673 per 10 a meno 27 kg. Nello svolgimento bisogna ricavare V con 0, quindi lo svolgimento si fa in questo modo. Scrivo le leggi del moto parabolico, sia le leggi orarie con l'accelerazione ricavata dalla seconda legge della dinamica, sia le leggi della velocità. Per quanto riguarda la velocità, in uscita la velocità ha le componenti x, la componente x che è sempre uguale a v con 0, e la componente y, v con y, appunto verticale verso l'alto. La componente y è data dalla trigonometria come v con 0 moltiplicato la tangente di alfa, cateto v con 0, il cateto opposto all'angolo alfa che è vy, e quindi v con 0 per tangente di alfa. Nelle leggi della velocità utilizzo questa espressione e quindi vy uguale a per t la scrivo come v con 0 per tangente di alfa uguale a per t. Poi elaboro le formule in questo modo. Dalla 1 ricavo t, ricavo il tempo, x fratto v con 0, e sostituisco questo tempo nell'espressione 4, e quindi al posto del tempo che compare nella legge della velocità, nella legge y della velocità. E quindi otteniamo v con 0 per tangente di alfa uguale e per e fratto m, cioè l'accelerazione, per x fratto v con 0. Da qui ricavo v con 0 e quindi è la radice quadrata di e per x fratto m per tangente di alfa. Sostituendo i dati del problema otteniamo 2,48 per 10 alla 4 metri al secondo. Fine di questa lezione.